Beh, direi che possiamo incominciare, dai, possiamo incominciare. Buon salve amici di Gioco Esperienza Televisione, come state? Spero bene, oggi parte... oggi parte una nuova puntata della Snappata in compagnia del carissimo, il mitico, incommensurabile, il maestro, Rob Zarena! Due martedì su due, ragazzi! Come ai vecchi tempi, siamo tornati... Siamo tornati... Speriamo di riuscire a continuare così, insomma. esatto, siamo tornati ai fasti di un tempo. Io sono sempre contento di poter giocare a Marvel Snap con Rob, per il semplice fatto che sono le uniche partite in cui io riesco effettivamente a portare a casa dei cubi. però, io oggi potrò rendere... fiero il mio maestro, perché non sono più a livello a rank 42, come solito ormai è fisso, il mio rank è sempre rimasto a 42, ma ben 52! E pensa... Stavo per spezzare una lancia in tuo favore, dato che l'altra volta ti ho preso in giro, perché ogni volta che facciamo una live sei al 42, questa volta senza il mio aiuto ti sei fatto 5 rank, perché l'altra volta ti ho lasciato al 47, può essere? Sì. Era il 47. Sì, ma allora, da quando ci siamo lasciati, io e te, siamo passati dal 47, tornando al 43, risalendo al 48, per poi, giusto oggi pomeriggio, perché ho detto, vabbè, dai, faccio giusto... avevo quei 40 minuti liberi, ho detto, mi faccio qualche partita solo, però ho fatto una live solo su TikTok. E da quel 48 sono arrivato al 53, per poi scendere di nuovo al 52. Ma adesso siamo fissi. Siamo lanciati, dai. Io spero che tu riesca a fare almeno 70 in questa season. non lo so, manca solo una settimana. Io di solito... è un po' goloso almeno al 70, dai. Lo so. Io, guarda, il mio massimo è sempre stato questo. Cioè, nel senso che arrivavo a fine stagione che arrivavo più o meno al 55-54, quindi io per quei pochissimi giorni prima della scadenza di tutto vedevo un 5 in quel numero lì, in quel numerino in basso lì. E poi adesso stranamente ci sono arrivato con una settimana d'anticipo, quindi per me è un risultato incredibile, è una cosa assurda. Questa modifica che hanno fatto al ranking, secondo me va molto incontro ai giocatori, diciamo quelli non hardcore, no? Esatto. Quelli che magari non ci spendono tutto il giorno sul gioco, però con una snappata buona, due, riesci a farti un paio di rank, cosa che prima non potevi fare assolutamente, quindi insomma... nulla togliere al fatto che hai scalato, ma diciamo è diventato un po' più semplice adesso, più soddisfacente, meno frustrante rankare. E ti dico, anch'io quando gioco più spensierato, perdi cubi più volentieri, perché comunque so che poi insomma in qualche modo si rifanno e ci vuole poco. Mamma mia. Comunque salutiamo i ragazzi in chat. Ciao Nanetto, ciao Simma, che ormai Simma c'è sempre in ogni live con il buon Rob. Ciao Noob, ciao Degrado, che giustamente arriva e mi insulta. Oh, finalmente oggi parla qualcuno di competente. Vabbè, ma non che di solito, cioè nel senso, è sempre così. Ogni live non c'è una persona, cioè se ci sono solo io è ovvio che non ci sia competenza. Fortunatamente oggi c'è Rob, che almeno ci può dare una mano. E vediamo cosa riusciamo a combinare oggi. Allora, lo scopo di oggi, dal momento che io purtroppo gliel'ho proposto un po' in ritardo al buon Rob, ma vediamo cosa riusciamo a fare. Io avevo proposto al buon Rob, dal momento che ci sono tanti mazzi dell'alto rivoluzionario, e io ho questo bug mentale un po' come il tuo, Rob. Tu, Rob, non riesci a leggere i mazzi bounce che io ormai uso abitualmente, mi diverto un sacco a fare. Io non riesco a leggere i mazzi con l'alto rivoluzionario. Cioè, proprio io ho fatto delle partite con Degrado che ho fatto 6-0, perché non capivo un cazzo ogni partita. Cioè, vedevo luci, gente che sparava, carte che per me erano inutili prima. Adesso... diciamo che la carta nuova, ogni volta che la carta esce, ha sempre un certo effetto what the fuck. Esatto. Non so cosa mi aspetta. Il problema dell'alto evoluzionario è che questa cosa l'amplifica all'ennesima potenza, perché è arrivata una carta, ma ne ha modificate 9, mi sembra, quante sono le carte senza effetto? Sì, che un alto evoluzionario sono una decina, diciamo, scarsa. E quindi tu devi entrare nella condizione mentale di riuscire a capire
cosa potrebbe succedere in base a queste nove nuove carte, quindi ai nove nuovi effetti con cui far familiarità. E per chi non è riuscito a comprare l'alto evoluzionario e quindi non lo può usare, è molto più difficile questa cosa, perché te lo trovi contro una volta ogni tanto e quindi non riesci a... non riesci ad ottenere i meccanismi velocemente come chi magari l'ha comprato e ne abusa. Esatto. Non è, secondo me, una carta inarrestabile. Il problema, appunto, è questo effetto what the fuck, perché amplia il roster di Marvel Snap, amplia le possibilità, può essere giocato in tante maniere, e quindi bisogna farci un attimo l'occhio, come si suol dire, come bisognerà fare l'occhio col Tribunale Vivente che è uscito oggi, che secondo me è molto inferiore all'alto evoluzionario, però comunque è una di quelle carte che ti può stupire all'ultimo turno ed è un'altra variabile ancora che bisogna tenere in mente. Tra l'altro, Rob, domanda importante che ci chiedono in chat, il buon Noob ci chiede: quando ti sposi? Ad agosto del 2024, okay, quindi c'è ancora tempo. Abbiamo... La data è 4 agosto 2024. Abbiamo una data, quindi ragazzi, mi raccomando, preparatevi, perché ti sposi d'estate? Mannaggia, ma t'hanno già odiato tutti i tuoi amici? Cioè, noi non abbiamo possibilità di scegliere quando succedono queste cose. Io potrei presentarmi lì quel giorno, vestito, e basta. Troverei tutto a posto, perché... così. Tocca. Quando vi sposerete ve ne renderete conto. Beh, io ti ho mandato quanti cubi quando ho guadagnato in 6%. Esatto, è vero, degrado, lo so benissimo. Ciao Uriel, benvenuto in questo. È caloroso, tra l'altro, quindi dovrò vestirmi con della carta velina, probabilmente. Esatto, ma è per quello, cioè io ho immaginato tutti i tuoi amici che hanno incominciato ad odiarti tantissimo, perché il matrimonio ad agosto... Mi fischiano delle orecchie. Ma tipo l'agosto è la cosa più memata e odiata di tutti. Ciao Uriel, comunque. Ciao, benvenuto in questa chat. Allora, io direi che possiamo quindi incominciare a giocare. Io ho proposto appunto al buon Rob sia qualcosa che potesse contrastare l'alto rivoluzionario, ma anche qualcosa da utilizzare con Galactus, perché effettivamente io ho speso questi 6.000 token in Galactus e come dicevo prima offline al buon Rob, io ho sempre questa grandissima fortuna di spendere e acquistare carte esattamente quando vengono reworkate. È successo con Leader, che poi fortunatamente è stato risistemato. È successo con un sacco di carte. Cioè, io ho questa fortuna qua. Sì, dai! Adesso compro questa carta! E la cambiano, la reworkano e la distruggono. Quindi, vabbè, proviamo. Io ciao, Jerry. Ricorderò sempre di aver comprato Shuri a 6.000 token il giorno prima che calasse in pool 4, perché non era stata annunciata. Adesso annunciano più o meno, no, la sequenza, è diventata un'abitudine, quindi c'è una sorta di sequenza del cambio di pool e uno si può fare due programmi. Quella volta tutto ciò non c'era, io avevo necessità di prendere Shuri perché era fortissima e perché volevo fare contenuto, certo, su Shuri, e ho speso sti 6.000 token, il giorno dopo 3.000. Stava a metà. Esatto. Io fortunatamente in quel caso ho avuto fortuna perché sia Shuri che Black Panther le ho prese alla cifra già reworkata, almeno lì non... Però comunque, ad ogni modo, io quando ho preso Shuri hanno pensato di modificare tutto il deck Shuri e fare cazzi, vabbè, giustamente, ma quello è normale. Allora, quindi, da cosa vogliamo iniziare? Allora, io comincerei a montare un piccolo Galactus e nel mentre facciamo due chiacchiere su queste nuove carte. Allora, va bene, allora. Uscite, come contrastarle. Allora, il fatto che l'alto evoluzionario abusi di molte carte con effetto ongoing, perché alla fine ha portato in meta, anche se non attiva il suo effetto tramite alto evoluzionario, Luke Cage. Se non avete Luke Cage e trovate contro un alto evoluzionario è molto difficile andarla a vincere. Anche il Tribunale Vivente ha un effetto ongoing, quindi Luke Cage, Tribunale Vivente, si comincia ad avere in meta di nuovo finalmente degli ongoing, però nuovi, forse più incisivi di quelli che c'erano prima, quindi diventano molto più importanti carte come il vituperato e mai utilizzato Super Skrull, perché con Super Skrull voi andate a pareggiare l'effetto di Luke Cage, anche se non lo rubate all'avversario, invalidate comunque la combo che porta Abominio a costare meno, per esempio, una delle tante. E con Rogue, per esempio, ancora di più, secondo me, rispetto a come si chiama, a Super Skrull, diventa importante perché andate a rubare addirittura l'effetto e ad invalidare l'effetto del vostro avversario, quindi in un mazzo
basato sul Tribunale Vivente, che è molto particolare secondo me, perché il suo effetto dice che lui divide equamente tramite effetto continuo la forza di tutti i tuoi tre campi. Mm-hmm. Questo significa che l'avversario giocherà in una certa maniera e voi gli rovinerete quell'ultima giocata, perché costa 6, verrà calato verosimilmente all'ultimo turno, cambiando totalmente la sua strategia, invalidandola completamente. Quindi attenzione a questa tipologia di counter qui. Per quanto riguarda il mazzo Galactus, Sim, cominciamo con un simpaticissimo Yondu. Tu non avevi già una base Galactus, hai detto? Allora sì, avevo una base Galactus, adesso te la faccio vedere, io in caso comunque ne ho creato un altro, che è questo, che però è con Baki, okay, Psylocke... Questo è diverso, sì, immagino. No, diverso. Lo facciamo molto diverso, sì. Via, adesso via, via. Usiamo uno che i nostri amici possono tranquillamente copiare, perché lo trovate nella tier list di Marvel Snap Zone, ovviamente sostituendo le carte premium con delle carte un po' più free. Okay. Quindi dopo Yondu andiamo a mettere Wolverine anziché Jeff, perché nella lista da cui sto prendendo spunto ci sarebbe Jeff, ma come ben sappiamo è una carta che costa 6k, in questo momento non tutti ce l'hanno. Ma se la possono anche tenere per ora. Allora mettiamo questo, poi... Wolverine, poi andiamo di Electro e Wave, costo 3. Ah, quindi come si dice nel gergo, si rampa! Quindi esatto. Electro e Wave, che Wave perfetto. È qui, purtroppo non ho molte varianti. Di costo 4 avremo Shang-Chi, Spider-Man e Iron Lad. Iron Lad lo andiamo a sostituire con un Absorbing Man. Oh, bello, mi piace, perché Iron Lad non ce l'ho. Allora, Spider-Man, dove sei? Eccoti qua, Spider-Man e Absorbing... Bello, Spider-Man, bellissimo. Spider-Man e Absorbing Man, che è l'uomo... Sì. Tampax è sempre... Mi starete chiedendo per quale motivo Absorbing Man, che è così diverso da Iron Lad, perché noi non abbiamo Iron Lad, abbiamo uno slot di costo 4 per una carta comunque che possiamo permetterci di essere situazionale. Uh-huh. Mettiamo Absorbing Man perché se per caso il nostro avversario ci legge il Galactus con un Aero, anche se ne girano poche, uh-huh, o ce lo blocca con un Cosmo, noi con Absorbing Man in un altro campo andiamo a copiare l'effetto di Galactus e a spaccare tutto. Quindi tu vedi l'animazione del mondo che esplode e invece di Galactus che vola c'è Absorbing Man, è fantastico. Bellissimo, incredibile. quindi il nostro... questo video. Il nostro uomo Tampax sarà assolutamente distruttivo. Perfetto. Allora, quindi abbiamo Tampax, Shang-Chi. Sì. Poi? Costo 5, Doc Ock. Costo 5, Doc Ock? Sì. Questo non manca mai quando c'è... Eccolo qua. Poi? Galactus. Galactus, sì. Certo. Null. Nulla era lì in fianco a Galactus. Aspetta, eccolo qui, sì. Ok, poi abbiamo Death e America Chavez. Tante costo con costi alti comunque. Sì, però devi considerare che rampiamo e America Chavez non la peschiamo. Quindi oltre ad avere Death che comunque ridurrà il costo, le uniche a costo 6 fondamentalmente sono Null e Galactus, perché sono quelle che noi abbiamo la necessità di fare, una al 5 Galactus, uh-huh, e una al 6 Null, magari accompagnata da Death se tutto va bene. Per cui anche se il mazzo è molto pesante visto così, uh-huh, in realtà non dovrebbe essere pesante per niente, tranne casi rari in cui peschi tutte le carte grosse subito e non rampi, e allora lì bisogna pensare a ritirarsi. C'è una domanda dal buon Degrado che dice: domanda, se mi becco con una combo Gambit con Wong e Odino e finisco senza carte in mano, quanto posso bestemmiare? Per non guadagnare l'inferno, l'unico modo è riuscire a riconoscerla prima e andare via. Sì. Io appena vedo l'avversario che fa wave a turno 3 e poi mette Onslaught, quitto. Giusto. Perché dopo Onslaught, se tu non hai la contromossa in mano, vuol dire che arriva Wong e vuol dire che arriva o Gambit o Azmat e succede un disastro. Esatto. Quindi... Ma anche quando vedi... 4... Quando vedi Wong e Mystica, lì sono già cazzi fortissimi. Perché o ti capita Gambit o appunto Azmat, se prima ha calato il buon Luke Cage, a meno che non li cala contemporaneamente, quindi tu non potrai mai sapere quel cazzo che succede. È
lì sono cazzi enormi, sì. Sto per comprarmi un account mystery di Marvel Snap e lascia perdere. Che cazzo ti compri, account noob? È un gioco gratis! E gioca e non rompere balle! Cosa compri? Smettila! Di spendere soldi. Se posso darti un consiglio, se decidi di comprare l'account, non pubblicizzare la cosa, perché la compravendita di account è considerata illegale da chi comanda a Marvel Snap e quindi potrebbero tranquillamente bannare, perciò il signor Marvel non farà arrabbiare il signor Marvel, caro. Ok, perfetto, detto Ben Brode. Quindi abbiamo un botto di carte, le rivediamo tutte. Abbiamo il buon Yondu, abbiamo Wolverine, Electro, Wave, Tampax, poi Shang-Chi, Spider-Man, Dottor Octopus, Null, Galactus, sì, e America Chavez. Perfetto. Sì. Allora, questo quindi è un Galactus molto classico, molto diverso da quello che ho portato su YouTube. A me piace molto di più la versione mia, perché è una di quelle che permette di non vincere sempre solo con Galactus, permette di fare anche altre cose, però è molto difficile da utilizzare, porta pochi cubi, perciò proviamo intanto questa, poi in caso vediamo. Ok, perfetto, perfetto. Allora, mettiamo il nostro caro mazzo devasto con la faccina del cagnolino simpatico, il nostro caro Cosmo, che è sempre molto innocente, e poi faremo esplodere tutti quanti. Perfetto. Allora, speriamo di mantenere questo 5 davanti a queste bellissime partite. E andiamo a vedere. Andiamo a vedere cosa succederà. Ragazzi, io confido in abbiamo già una bella mano, eh. Abbiamo già una bella mano, sì. Bellissima mano. Allora, intanto mi sono appena reso conto che la mia webcam sta... no, vabbè, adesso vado a sistemare intanto. Allora. Quindi, dottore, come agiamo? Niente, qua bisogna per forza saltare il turno. E se non peschiamo altro di giocabile, noi faremo Wave al turno 3 e la faremo su Bardi Luke, per non dare punti di riferimento al nostro opponent. Così poi lei torna in mano, caliamo Galactus. Ecco, Yondu si può fare. Fallo non sulle miniere di Vibranio. Al perfetto. Buio, al buio, al buio. Sì, al sì. Buio. Cominciamo già a spacchiamo anche è arrivato il maledetto Daredevil, ma bene. Buono! Sì, questa è una grande presa, secondo me. Buono! Bella anche la Strange Academy, quindi io direi adesso Wave su Bardi Luke, sì. Così ci torna in mano. Speriamo che l'avversario... Ok, mi sa che siamo... Mirror match? Attenzione, Mirror qua. Match, sì. Mirror Match, lui ha una versione con Taskmaster, quindi molto simile alla mia. E sai cosa? Se lui fa Galactus davvero, sai che se noi facciamo Dottor Octopus, è che c'ha lui la prio. Ma quasi quasi io proverei Octopus Mid. Ma se noi mettiamo Octopus sul bar di Luke? No, perché se lui gioca Galactus in mezzo e lo gira prima, lo perdi e basta. Giusto. Quindi invece mettiamo... se tu giochi Octopus Mid, lui sicuro ha Null, Death, eccetera, quindi bisogna sfruttarlo senza farlo distruggere sto Octopus, altrimenti gli pompiamo troppo le carte. Noi così ci becchiamo il Vibranio, però. Ci becchiamo il Vibranio se lo becca anche lui, perché io penso che giochi anche lui Galactus centro e vediamo cosa succede. Eccolo! Vi conosco come le mie tasche. Perfetto! Ma... no, non snappiamo ancora. No, perché tanto lui adesso se gli va bene... Ok. No, ma se non gli va bene si può ritirare. Ok, non credo si ritirerà così. Okay. Non credo sia. No, perché si mette, si mette Null e... Allora, io qui ti dico la sincera verità, passerei. Usciresti? No, passerei probabilmente. Passi proprio il turno? Non mettiamo nessuno? Però. No, aspetta, qualcosa bisogna mettere Wave. Perché poi abbiamo solo 6 energie, non abbiamo giocato Electro noi. Allora, io farei Vibranio Death e poi Null l'ultimo turno. È che mi dispiace prendere la prio in questi casi. E se noi giochiamo solo Elettro, al turno dopo possiamo giocare sia Null che Death, no? No, perché puoi giocare una carta a turno. Ah già, è vero, con Elettro sì.
È a questo che serve Jeff in questo mazzo, perché Jeff può essere giocato anche se ci sono Electro e Sandman come seconda carta. Io farei sì Death Vibranio, vediamo se lui non fa Spider-Man e andiamo a chiudere di null. Dottor Octopus, maledetto. Vabbè. Maledetto. Vabbè. Boh, adesso è un 50-50. Se lui ha Shang-Chi ha vinto. Se lui non ha Shang-Chi potrebbe avere nulla e vincere lo stesso, però. E allora, lui non ha snappato. Non ha snappato però... perché magari ha paura che me ne vado? Però... Non lo so. Allora, cioè, noi sappiamo che con uno Shang-Chi esplodiamo. Se vogliamo rischiare questi due cubi, volentieri, ma senza snap. Vabbè, sono due cubi. Cioè, lui sicuramente ce l'ha nulli in mano. Cioè, non prendiamoci in giro. Certo, ragazzi. Certo, sicuramente ce l'ha. E si, se ha carte ha in mano? Lui ha nel mazzo 8 in mano 2. Mazzo 8 perché ci sono 6 pietruzze, però. Vabbè, dai, prova senza snappare, dai, vediamo. Fine? Vediamo. Prova. Qua continuano a scrivere snappa, cioè, vabbè, sì. Aveva nulla, sì. Aveva nulla. Tra l'altro al 22 esattamente come noi, quindi... È chiaro, certo. Perché comunque sono equivalenti. Però abbiamo fatto un test, abbiamo visto com'era. Era giusto vedere. Ci siamo presi un rischio, purtroppo quel destroyer ha rovinato i piani, altrimenti esatto, era vinto. Esatto. Signori, 51. Si gioca. Vediamo il 42, signori, è sempre più vicino. Ce la faremo. No, vabbè, dai. Speriamo di fare qualcosa di meglio. Allora, vediamo. Oscorp Tower che mi sta sulle palle. Mi piace. Ti piace a te? Ti piace? Se peschiamo Electro, glielo caliamo a lui. Ah, vero. Così diamo fastidio. Bisogna pensare stronzamente in questo gioco, quindi... L'Oscorp Tower con questo deck può piacere. Ecco, cosa ci cala lui? Hood. Noi bella. Abbiamo ucciso Wave, però, Lui ci cala Hood, chiaro. E noi non ce ne preoccupiamo più di... Ecco che Electro. Che culo! Perfetto. Allora, io salterei il turno qua. E mettiamo Electro di là. Esatto, mettiamo Electro dall'altra parte e gliela snapperei anche, perché lui senza calare più carte, in teoria, dovrebbe essere... Tra l'altro ci pompa anche null, quindi a me va benissimo così. Snap, perfetto. Così a noi ci dà quel meno 2, vabbè, ma ce ne fottiamo. Però lui è vincolato. Ci distruggerà con Killmonger, secondo me, sia lo Yondu che il meno 2. Probabile. Però, secondo me, con la scusa che lui distruggerà tanto e... Anche il demone, bene. Il demone, l'unica distrutta, quella che non doveva essere distrutta, l'ha distrutta. Sei al nostro null. Ok, adesso abbiamo 5 energie. 5 energie, sarebbe bellissima la wave volante, però è bello anche fare Wolverine, secondo me. Wolverine qua. Wolverine lì per vedere se si distrugge, sì. Esatto. E wave? Anche wave a sto punto. La mettiamo qua. No. La metti sempre qua. Che se si distrugge... No, va bene di là, Wave, sì, hai ragione. Ci sta, ha snappato anche lui. Ha snappato anche lui. Allora, mettiamo Wave nella Oscorp Tower o la ributtiamo nella stanza? Oscorp, okay. Sì. E mo so cavoli, sì, può essere. Si è distrutto l'Electro, giusto? Non avevo considerato questa cosa qui. Non importa, distruggilo, niente. Niente, non l'ha distrutto. Niente di niente. Ora, Spider-Man. Lo facciamo sulla Oscorp, sì. Glielo buttiamo qui. E vediamo. È un po' uno spreco, perché è una costo 4, effettivamente. Sì, però se noi mettiamo nulla, secondo me lui ci shanga proprio... Sì, subito. Da Dio, sì. Vabbè, buttiamoglielo qua, così è costretto poi a usare la stanza nel pericolo... Per forza di cose. Col rischio che... Vabbè che probabilmente lui si mangia tutta sta roba qua, Però vediamo. Usiamo Spider-Mino e vediamo che dice. Killmonger è arrivato con il programma. Purtroppo il nostro campo in mezzo ha perso il vantaggio. Sì. Ok, adesso...
Allora, lui... Fermo. Siamo messi male. Perché lui mangia Killmonger e Wolverine. Cioè, lui mangia Wolverine, giusto? Che si sposterà quindi, in mezzo col culo che abbiamo. Se Wolverine finisce in mezzo, abbiamo perso. Se Wolverine finisce sull'Oscorp Tower, vinciamo sull'Oscorp Tower, ma quel Bucky Barnes diventa un 6. Quindi, per differenza punti, perdiamo anche sulla stanza del pericolo. Purtroppo, secondo me, ci dobbiamo ritirare. E signori e signori, il nostro caro Rob... Dobbiamo mestamente ammettere la sconfitta, perché 4 cubi sono tanti, ma 8 sono di più, ragazzi. Se noi giochiamo nulla, anche ammesso che lui mangi Bucky Barnes e Wolverine come prevediamo, lui ce lo pompa solo di 3. Quindi andiamo a 20. Giusto? 6 più 11 fa 17, più 3 farebbe 20. Che non è male 20 a 8, perché sei sopra di 12. Però se lui mangia di qua, o anche giocare una detta semplicemente... diventa signori, dura. Conviene... no, ho fatto ritirati, vabbè. Non vabbè. Penso che cambi molto. Cosa cambia infatti a fare ritirati più tardi? Se tu fai ritirati più tardi e si ritira anche l'avversario, il match finisce in pareggio. Ah, ok. Ok, chiaro. Vabbè. Quindi hai una minima possibilità di riuscire comunque a salvare i cubi. Stava per scadere il turno, lo so, ho visto. Vabbè, ma... Va bene così. Riproviamo. Questo mazzo ha debuttato inciampando, ma so che il nostro amico Hybrid, che ha la faccia poco furba da questo avatar un po' così, sicuramente ci darà il permesso di vincere. Diciamo allora, che abbiamo usato un po', dai. Sì. Usato un po'. Se ma lo noi... giochiamo con un po' più di accortezza, sicuramente funziona meglio. Ah, però insomma, a noi piace. Esotici. Sì. Siamo fatti così. Sì, va benissimo. Allora, passiamo il turno. Abbiamo però già in mano sia Null che Absorbing Man, che Galactus, che Wave. Quindi potremmo fare... E anche Shang-Chi. Potremmo fare... Quindi possiamo fare Wave Galactus il prima possibile, sì. Esatto. Tra l'altro abbiamo anche il Regno dei Morti. Fosse uscito un cazzo di Wolverine probabilmente, purtroppo niente. Mazzo, mostraci il tuo potenziale. Sì, Jerry, adesso arriva il potenziale, arriva. Ecco qua, allora. Detto allora, in mezzo, bisogna fare Wave. Wave bisogna in mezzo. Bisogna fare Wave, io la farei su Westview o addirittura sul Regno dei Morti. Se la fai sul Regno dei Morti rischi che poi lui ti giochi il cosmo sulla capocchia di Galactus, ma hai Absorbing Man in mano, quindi non è stupida come idea. Se la giochi su Westview, se lui poi fa Aero, sai che il Galactus te lo invalida, ma hai sempre Absorbing Man per lo stesso motivo. Perciò le due giocate sono praticamente equivalenti in questo momento. Buttiamocelo su Westview, dai. Che poi sicuramente Westview diventerà un altro bellissimo Regno dei Morti. E lì ci divertiremo un sacco. Ah no, dimensione oscura. Molto bene. Galactus su New York. Fine turno. Lui ha snappato. Si vede che ha le contromosse. Ha snappato. Vabbè. Vediamo. Glielo lasciamo fare. Vediamo cosa fa. Perché altrimenti. Ok. Non fa assolutamente niente perché la messa in mezzo sicuramente sarà stata... È un mazzo anche destroy. Quello è un Nimrod, ma non si rivela. Quanto ha nulla adesso? Ha 6? 8? 8. Quindi era un Nimrod. Lui pensava che Nimrod si... Ho fatto anch'io questo errore. Si sdoppiasse anche se non è rivelato. In realtà okay. No. Se non si rivela... Ciao. Bene, allora, a questo punto, caro Sim... Noi abbiamo l'imbarazzo della scelta. Vogliamo lasciare la prio e divertirci dopo? O vogliamo prenderci la di cattiveria con Death? Io ho paura che Death faccia la fine con lui. Quindi vogliamo lasciargli la prio e vediamo che succede? Così magari usiamo noi lui dopo. Vabbè, basta che lui non faccia Spider-Man. Quelli allora, sono cazzi, cosa, Mettiamo uno Yondu, cosa dici? Facciamo Yondu Absorbing Man, spacchiamo due carte, così pompiamo Null. Ma sì, dai. E ci alziamo un po' il livello anche noi qua, dai.
Sì, poi ovviamente facciamo 5 punti, che non è poco, quindi non è detto che poi teniamo la prio, però almeno cerchiamo anche di capire che mazzo ha sto ragazzo, perché no, proviamo. Non ho ancora compreso. Via. Allora, con Yondu gli leviamo Sentry, va bene. E di nuovo con il nostro amico Tampax gli leviamo Silo. Silo, ok, vabbè. È un Mr. Negative. Eccolo qua. Ambarabacicicocò. Allora, Sentry comunque, giusto per info, non avrebbe potuto giocarlo perché siamo sul campo di destra, però comunque è stato meglio distruggerlo perché il nostro null sarebbe diventato un bel 19. Il problema è che, porca miseria, i nostri avversari hanno sempre la carta giusta in mano in queste prime partite. Mamma mia, assurdo. E vabbè, ci ritiriamo. Direi proprio di sì. Ma ritiriamo proprio del tutto. Ritira più tardi, sempre. Ritira più tardi, vediamo. Fuga. Ok, ha fatto il nostro amico Spider-Man che ci indica come, proprio per dire, ah, vi ho preso, vi ho sgamato. Un Nimrod mi sa che era un Professor X, 3 di Wave, 2 di Cage, quello era un 3 per forza, sì. No? Dice il buon Hollywood. Sì, era Professor X, sì, non avevo contato che Wave era 3, avevo fatto il totale di Wave più Carnage 3. Ok. Invece la 5 e 3 era ovviamente l'altra carta. Era quasi sicuramente un Professor X. Ok, ok. Comunque ringrazio il buon Eric Ferrante 1 per il follow di un paio di minuti fa. Grazie mille, carissimo. Benvenuto su questo orrendo canale. Tra l'altro, saluto anche Hollywood perché è il suo primo messaggio in chat. Mi sembra che il buon DS Hollywood ci ho già parlato forse sul tuo gruppo di Telegram. Sì, è Diego. Ok. Grazie per il follow, caro Hollywood. Grazie mille. Ciao, come si chiama il gioco? Il gioco si chiama Marvel Snap. Come scritto anche nel fantastico titolo di questa live. Comunque, io direi che possiamo. Diamogli, grazie, Uriel. Diamogli l'ultima possibilità, poi lo modifichiamo un po'. Vai. Va bene, dai, proviamo. Siamo 51 ancora, Attenzione. Questa al massimo, in caso d'emergenza, tiriamo fuori i mazzi dell'altra volta che erano tutti delle bombe pazzesche, quindi. Ma questa sarà una partita da 8 cubi. Noi dobbiamo provare Galactus perché lo stanno per nerfare, quindi vogliamo capire se è davvero da nerfare questa carta. Per il momento, ragazzi, 3 sconfitte, quindi voglio dire, fastidioso da affrontare, sì. Buono tante volte, sì, però non è che non sia, no? Cloniamolo, non è che non sia counterabile, ragazzi, sto Galactus, ci sono, le avete viste le contromosse. Bene, okay, ha un discard. Ha un discard, sì. Ha un discard, vai. Pure forse la gatta nera. Se Black Cat vuol dire che c'è la Ghost Rider, quantomeno. Ricordiamocelo, perché se scarta qualcosa. Bene, altro Yondu sempre sdoppiato, sì, no, sempre sdoppiato. Lasciamo tutti gli altri campi liberi. La Op. Via Modok, sì, proprio discard perfetto. Basico, ok, perfetto. Questa dovrebbe essere vinta. Facciamo Wave sempre lì e poi Galactus su, non su Limbo, non lasciamogli turni, cerchiamo di ammazzare sta partita il prima possibile. Allora, Wave la facciamo sempre nella vasca di clonazione, giusto? No, il bounce no, Diego. Bel bounce. Fate voi le mosse che poi ho detto a Sim volentieri. Oh, guarda che le partite che ho fatto oggi pomeriggio erano tutti col mazzo bounce, cioè le ho vinte perfette, cioè bellissime, sono state delle bellissime partite. Comunque, perché è facile snappare, soprattutto se trovi opponent come me che non sanno leggere il mazzo bounce, quindi tu snappi che è un piacere, l'avversario dice cosa avrà mai in mano questo. Pah, allora, 8 cubi. Wave. Ce la cloniamo. Molto e lui bene. Si mette lui l'altro Morbius. Allora, a questo punto, allora lui potrebbe, cosa potrebbe calare? Allora, turno 4 di solito tocca a Dracula, modo che è già morto. Dovrebbe avere Apocalisse, dovrebbe avere Lady Sif. Allora, normalmente in queste condizioni io giocherei, se non voglio fare la counterplay a Galactus al posto suo, giocherei Dracula su Limbo, quindi farei comunque Morbius centro. Calo death di 4 punti, farei Galactus centro. Calo death di 4 punti, non mi prendo Shang-Chi, quindi non mi interessa niente della prio, pompo null
e posso fare Death il prossimo turno, Null il turno dopo, dai, ci sta. Andiamo in mezzo, quindi Galactus? Sì. Snappo? Ma sì, quasi quasi. Me la sentivo. Vai. Snappettino per il Galactus centrale e vediamo come va. In questo caso qui, ok, non ha fatto la giocata che prevedevo, meglio. Non ci facciamo neanche sdoppiare quella carta, secondo me saranno due cubi che ci prendiamo. Vediamo. Perché lui adesso si ritira. Io farei in questo momento Yondu Death. Sì, okay. Oppure Death Wave anche. Death Wave, così lo chiamo su una mossa, perfetto. Non gli facciamo fare tante giocate, dopo caliamo nulla alla fine, pace per Yondu, insomma. Yondu ci poteva stare a spaccare un'altra carta per pompare ancora nulla, ma ce la caviamo così. A meno che non abbia un leader, ok, quante carte ha in mano? Il nostro amico ne ha una nel mazzo e 5 in mano. 5, perfetto. Vuoi che sia proprio l'infinauta? Ok, a posto. Cioè, l'altro giorno io ho perso una partita neanche con un discard, con il deck che io odio di più in assoluto, che è il Dracula Zoo, ok? Ah! Con uno che aveva 6 carte in mano e Dracula ha scartato Infinite. Abbiamo vinto su tutti i campi, cioè proprio era impossibile che lui ce la facesse, Infinite. Ma mi sa che il mazzo che dici tu è questo. Mi sa di sì. Aspetta. Sì, è proprio lui. Sì, è lui, sì, vero? Ti dà, sì, è proprio brutto, ti dà fastidio, sì. Vero? L'odio. Guarda che io ci ho vinto una marea di partite con sto mazzo, ma una marea. Non nego che sia un mazzo che comunque porta tanti cubi, però è proprio stupido come mazzo. Sì. Lo odio. È più forte di me, ragazzi. Ma tra l'altro io mi ricordo che c'era un mazzo con Dracula e Shuri, che sì, tu mi volevi far fare e poi mi hai detto guarda che, però all'epoca ti parlo, tu Shuri non ce l'hai ancora, mettiamo quest'altra carta, e non mi ricordo se era questo mazzo qui o era un altro ancora. Questo con Shuri mi sa di no, probabilmente era la versione del Draculo di Balda. Era il Draculo di Balda, sì me lo ricordo. Grande mazzo quello, veramente. Allora, vogliamo dare un'altra chance a questo mazzo devasto e vediamo. No. Dai, proviamo. Poi cambiamo mazzo, intanto gli diamo un'altra. Vediamo di recuperare almeno un paio dei cubetti persi, insomma. Sì, voi cosa ne dite di sto Galactus, ragazzi? Infatti, ragazzi, stupiteci in chat, diteci cosa ne pensate di Galactus, se pensate che sia una carta buona, se pensate che sia una carta del cazzo, se pensate che potreste counterarla in mille maniere, eccetera, eccetera. Fateci sapere cosa ne pensate. Allora. Ora. Tra l'altro allora c'è un content creator americano molto famoso che odia Galactus a morte e che piange praticamente tutte le live perché vuole che la carta sia cancellata dal gioco, quindi non Ma bene, abbiamo vinto un cubo. Vabbè. Vuole proprio che la carta sia cancellata dal gioco, non perché io non lo sappia counterare, ha detto, ma perché è noioso, okay? Ok? E perché uccide il gioco. Ah. Uno dei ragazzi del mio gruppo è andato a scrivergli sotto un video: sarei contento che lo nerfano. Di tutta risposta è stato bannato. Ma come? Ma perché? Ma noi siamo qui per fare le giocate esotiche, caro Uriel. Sì, Uriel. Qua solo esclusivamente giocate esotiche. È stata una partita incredibile, comunque, quella che abbiamo appena vissuto. Riproviamo. Sicuramente, guardate come sono preso. Mamma mia, io adesso non so che clima ci sia dalle tue parti, ma a Milano è luglio. Poi non so. È molto caldo, ma il mio problema è che io sono chiuso in una cameretta di 3x3. Ah. Okay. Con gli scuri chiusi, le finestre chiuse, perché per fare l'atmosfera, le luci, l'acustica, ho bisogno di tenere tutto chiuso. Il risultato è una sauna gratis. Ah, buono. Oh, signor Chaps, buon pomeriggio. La stavo aspettando, il suo buon pomeriggio è arrivato più tardi del solito. Anub dice che a Roma è Africa. Perfetto, bellissimo. Allora, passiamo sto turno perché tanto non possiamo fare niente. Galactus, bellissimo. Counterarlo con Profix è nella top 3 delle gioie di sto gioco. Ah no, dice Hollywood. È vero, Profix effettivamente... Ho visto dei video... Allora,
Sì, no, beh, ma è una giocata che è capitata tante volte a Diego perché me la screenshotava e me la mandava ogni volta che gli succedeva. Tipo, in una giornata mi ha mandato 5 screenshot di Profix su Galactus. E è una giocata che ho fatto anch'io, è molto soddisfacente. Sì, quando tu conosci bene il mazzo dell'avversario e riesci a fregarlo così, è tanta roba. Allora, bene che siamo contro un Patriot. Ok. Bene che abbiamo Electro da giocare su Ponte Traballante. Subito. Sì. Peccato Mickey Gamer, grazie per il follow. Peccato non aver pescato un Doc Ock, che poteva essere tanta roba. Anche Galactus sarebbe tanta roba a pescare in questo momento. Intanto partiamo da Electro. Vediamo. Patriot sulla Sala del Trono. Eccoci qua. Okay. Wolverine su Ponte Traballante. Giocata classicissima. Quindi speriamo che esplodano entrambi. E vediamo vedere questo bellissimo Wolverine, bruttissimo e peloso, nudo, fare cose. Tra l'altro bambino peloso, incredibile. Bambino peloso, sì sì. Sono io da piccolo. Ok, e sono esplosi tutti, via. Mi ha capito che abbiamo Galactus, quindi ovviamente ha giocato Debris. Ha snappato anche il nostro caro amico Rabo. A noi va benissimo comunque, noi adesso facciamo Dottor Octopus sul Ponte Traballante. Contro Snappo. E facciamo anche Yondu. Dove lo mettiamo? Dove vuoi, su Olimpia, dai, mettiamo due punti su Olimpia. Ho anche snappato per gioia, comunque. Va bene così. Snappare subito quando l'avversario... No! No! Sei veramente bastardo. Però abbiamo comunque pompato il nostro nulla. A me va bene, bene lo stesso. Va bene, va bene. Quante carte hai in mano questo maledetto? Allora, questo maledetto ha 0 carte nel mazzo e 7 in mano. 7 carte in mano e questo è il turno decisivo. Sì. Allora, io farei... non possiamo fare nulla detto, purtroppo. Si è ritirato! Vuol dire che delle 7 carte in mano neanche una era buona. No, sai cosa più che altro? Lui, giocando Cosmo per counterarci, si è rovinato... Beh, ce l'era rovinata già prima, in realtà. La giocata di sdoppiare Galactus con Mistica. Ah! Sono fuso oggi, mi sono svegliato alle 4. Sdoppiare Patriot con Mistica. Patriot, sì, sì. Quando sì, tu hai sì. di fronte il Galactus, purtroppo sei costretto a fare delle giocate che normalmente nel tuo mazzo non faresti, perché lo devi counterare in qualche modo. Giusto. Lo devi counterare, quindi a volte perdi la curva, a volte ti invalidi dei campi perché ci metti il Cosmo, così. Va bene, vediamo ora. Questa bellissima Shadowland. Sì. Allora, saltiamo il turno. Salutiamo i nostri cari ninja Mero 2. Sono sempre molto belli. Vediamo il nostro amico Ryu Hayabusa. Ryu Hayabusa, ma scusa, Ryu Hayabusa è il nome di un personaggio? Certo, di Shaman King, se Shaman non erro. King. Shaman King. Gran bel fumetto Shaman King, a parte il finale, lasciatemelo dire. È stato uno dei fumetti che ho letto con più avidità nella mia gioventù, mi sa. A una certa cominciano tutti a morire e tornare in vita un po' alla cazzo, però a parte questi piccoli dettagli mi è piaciuto. Mamma mia. Allora, al prossimo turno abbiamo sia Electro che Wave da utilizzare eventualmente. Lui ha messo Lizard in mezzo. Scusami, allora a me dispiace se tu consideri questa cosa spoiler, però è uscito letteralmente 30 anni fa il fumetto, quindi sì, ma... non è colpa mia. Ma Noob è apparso su internet probabilmente ieri, quindi non lascialo perdere, non ti preoccupare. Ci viene spostato tutto su Asteroide sì. M, quindi sì. Facciamo Electro o Wave, sì. Wave su Asteroide M, sì. Vai. Sì. E poi mettiamo Galactus... To Smid, chiaro. Ok. Però c'è Lizard al 10 in mezzo, eh. Vabbè, ma tanto se lui gioca un'altra carta, poi Lizard cala e se noi arriviamo a calarne 4, Lizard diventa un 1, perché è stato ulteriormente nerfato. Ancora? Di nuovo? Quando? Un paio di settimane fa. Ah, adesso no, Lizard ok, diventa ok. Uno. No, pensavo fosse un'altra cosa. Ok. Vado di Galactus. Lui comunque potrebbe avere un... Cioè, a Lizard, ma anche delle carte destro...
Boh, vabbè, proviamo. Potrebbe avere qualsiasi cosa, anche un Cerebro 5 a questo punto. Famoso mazzo Cerebro 5, ricordiamo con tanto amore anche il Cerebro 0. Cerebro, ci hai azzeccato! No, ragazzi, io non so come faccio a volte. Io non so come aveva davvero un Cerebro 5 questo, ma come si fa? Allora, comunque io... si ritira stecco questo qua. Sicuro, guarda, voglio vedere come sicuro si ritira? Snappando sicuramente si ritira. Spider-Mino giù e poi facciamo detto, facciamo qualsiasi cosa. Allora, io ho snappato, però vedo che lui ci sta pensando e non sta facendo niente. Quindi è convinto, lui è molto convinto. Potrebbe cacciare un goblin avendo un cerebro, perché il cerebro gioca i goblin. Turno 5, no, ok, niente goblin, fa Enchantress lì che ci sta e fa 0. E noi vinciamo la partita. E noi ne andiamo a portarla a casa. Posso. Allora, facciamo un attimo due conti perché magari c'ha Jeff che forza 3 arriva a 16. 5 più Death fa 17, quindi ci siamo, ok, abbiamo vinto. Death più Electro, perché ci sta. E ci lascia anche... fare! Sì, sì, non credeva che avremmo potuto fare 10 punti. Ma, amico Ryu Hayabusa, ma cosa cazzo ti hai preso? Hai avuto un ictus nel frattempo? Va bene, ok, grazie per questi 4 punti. Ci si aiuta, dai. Esatto. Ha voluto stringerci una mano virtuale. Ok, allora, siamo tornati ad essere al 52, come abbiamo all'inizio. Bene. Dei cubetti, è vero, perché eravamo un 52-1, adesso siamo un 52-4. È un server 5 cosa che... dimostra, lo torniamo a ripetere un po' per tutti i ragazzi che magari non sono così hardcore gamer e si trovano un po' a volte a lamentarsi del matchmaking, delle cose, che il mazzo buono non è che perché è considerato buono deve vincere sempre. Ci sono delle volte in cui i campi a sfavore, l'avversario che scula, la carta che non ti esce, cioè è un gioco di carte alla fine. Certo. Quindi ci sta anche perdere 3 partite consecutive e dopo vincerne 5. Vediamo. Allora, adesso, cosa vogliamo fare? Vogliamo cambiare? Vuoi cambiare mazzo? Ma sì, dai, cambiamo mazzo, dai. Cosa vuoi giocare, Sim? Cosa vogliamo fare? Vogliamo provare a fare qualcosa? Allora... Sì, io qua. È da tanto che non gioco il Patriot. Vogliamo provare un Patriot un pochino più esotico? Vuoi fare qualcosa di particolare? Perché io ho un Patriot nella mia... Vediamolo. Dovrebbe essere... No, questo è il movement. Patriot, dove sei? Non è Ma, non è Barzotto, non è il pazzo, non è quello, non è... No, mi sa che l'ho cancellato. Sì, l'ho cancellato, perché ammazza che ammazzo... Sì, no, niente, l'ho cancellato. Io sono pieno di mazzi destroy perché io sono proprio fan. Sì, molto fan. Beh, facciamone uno nuovo, dai. Però deve essere... Non lo so. Esotico. Frizzantino, esatto. Un bel frizzantino, dai. Allora, non ha una grandissima win rate. Siamo di un pelo sotto il 50%. Perfetto per la situazione. È un mazzo che secondo me è anche abbastanza difficile da utilizzare, però mi incuriosisce molto. Come, allora, che facciamo... nome gli vogliamo dare? È un mazzo? Cioè, è un Patriot frizzantino, quindi dobbiamo trovare una sintesi tra queste due parole. Okay, mazzo frizzantino, va bene. Dai, mazzo frizzantino. Gli mettiamo come sfondo questo, che sembra una bellissima... È una clessidra che potrebbe assomigliare a una bottiglia d'acqua frizzante. A posto. Allora, come avatar... Meglio di così. Sì, infatti, come avatar... No, se gli metto Patriot si capisce... Io metterei Arnim Zola. Così... Sì. Eccolo qua, perfetto. Allora, che si sposa bene anche coi colori del back. Ah, bravo. Quello era il discorso. Allora, bene. Prego. Allora, abbiamo la nuova carta top meta del gioco che è Wasp. Wasp. Che non fa niente. Ok, Wasp. Non fa niente, però con Alto Evoluzionario questa carta è l'ira di Dio. Cioè, vero? Costo 0.
Forza 1 nerfa di un punto due carte o di due punti, non mi ricordo ragazzi, correggetemi in chat, due carte presenti nel campo in cui la giocate, cioè follia pura. Sì, però... Poi giochiamo Mister Sinister a costo 2. Mister Sinister. Il costo 1 li saltiamo proprio completamente, poi vediamo, riguardando il mazzo, se è il caso di inserire magari una Squirrel Girl. Ok, va bene. Allora, Mister Sinister, carta che praticamente non uso quasi mai, poi... Un'altra carta che non usi mai, Invisible Woman. Sì, l'ho usata rarissime volte per un mazzo, forse sempre un discard nascondendo dietro a Invisible Woman cose, vabbè. Comunque, ok, poi... la sicuro. Poi abbiamo Patriot, Debris e Wave, costo 3. Ok, allora, quindi Patriot. Patriot ci mettiamo questo. Patriot, Debris, che è... qui e Wave, eccola qui. Poi abbiamo Super Skrull. Oh, finalmente lo aspettavo con ansia, eccolo. Effetto continuo, ottiene l'effetto continuo di tutte le carte avversarie. Oh, vai, perfetto. Poi ci sarebbe Iron Lad, ma noi mettiamo mistica perché non abbiamo Iron Lad, quindi mettiamo una mistica che fa sempre bene per andare a ripetere. Pensavo un nuovo assorbente. Però no, abbiamo tanti effetti continui qua, mistica ci sta molto bene, adesso vedrai. Mistica, ok. Bene, poi abbiamo Iron Man e Blue Marvel, costo 5. Iron Man e Blue Marvel. Allora, Iron Man e Blue Marvel. Okay. E poi abbiamo Onslaught e Ultron a costo 6. Eccoci qua. Allora, volendo Onslaught. Ultron, se ti piace di più Doctor Doom, può essere sostituito con Doctor Doom. Tu che dici? Forse più adatto? Io sono molto fan di Doctor Doom, però vorrei provare prima Ultron, poi in caso... Guarda, ti metto questa variante qua. Bene, ma ci sta. Via. Perfetto, allora abbiamo il nostro mazzo frizzantino, le ripetiamo tutte: Wasp, Mister Sinister, Invisible Woman, Mistica, Patriot, Debris, Wave, Super Skrull, grandissimo numero 1, Iron Man, Blue Marvel e Onslaught e Ultron. Va bene, perfetto. Allora, io direi che adesso ci possiamo lanciare. Comunque ricordo che ci sta guardando su Twitch, scusate, su TikTok, di venire direttamente su Twitch, così potete chiacchierare con tutti quanti. Nello specifico saluto anche il buon Lord, ciao carissimo Lord. Allora, e anche Silvia che ho visto che ha seguito, grazie Silvia. Comunque, io direi che è giunto il momento di... vedere come funziona. Frizzantiamo, vai, via. Pronti! Allora, come sapete, si forma attorno a delle carte con effetto continuo che vanno a boostare le carte senza effetto. In questo mazzo ne abbiamo poche. Abbiamo molti più effetti ongoing che carte senza effetto, perché abbiamo grande presenza di carte che creano altre carte. Ok. Quindi alla fin fine sarà nostra premura nascondere dietro Invisible Woman tanti effetti continui da attivare a sorpresa. Va bene, Wave la perdo volentieri. Ha un Galactus il nostro opponent. Allora, 8 carte, 4 in mano. Ha giocato Yondu, tra l'altro appena potenziato. Non l'ha neanche modificato, non lo so. Allora, adesso, Donna Invisibile, se lui ha Galactus può giocare solo in quel campo là. Non è un campo dove mi piacerebbe fare Donna Invisibile, però non è che abbiamo alternative. Perché io di sentinelle in mano non le voglio. Non le voglio. No, neanche un po'. E quindi Donna Invisibile la metto là tutta la vita, sì. Vai, via. Vuoi sì, è proprio Galactus. O semplicemente un Destroy. Non è detto che abbia Galactus. No, c'era già la dimensione oscura, non ci credo. Vabbè, questo vuol dire che lui non può giocare Galactus nel caso in cui ce l'abbia. Perciò a noi va benissimo così. E a questo punto facciamo un Mister Sinister da qualche parte, decidi tu bene dove, anche là in mezzo va benissimo, sì. Tanto ce l'ho distruggerà, tu dici. No, perché? No, dico, se ha Galactus... Ah no, è vero, non può giocare da nessuna parte, cazzata. Vabbè, lo mettiamo, che quel meno 2... Meglio andiamo meno 2... Andiamo 2 in centro così.
Lui ha meno 2-2, noi facciamo meno 2-2-2, quindi andiamo 2-0 in centro. Sì, meglio avere ninja nel campo che avere una sentinella in mezzo. Noi coglioni. Lo bustiamo con Patriot il ninja, non è un problema grossissimo. Il problema è solo la gestione degli spazi, ok? Forse è un destroy classico, sai? Sabretooth effettivamente sì. Io lo usavo tanto, adesso non lo uso neanche più. Allora, se lui avesse un null e gli nascondessimo Super Skrull dietro l'Invisible Woman, che memata sarebbe? Lo faremo. Lo faremo subito. Così vediamo subito come ci si comporta. Vai, Super Skrull nascosto. Carnage, via, si mangia tutti quanti. Wolverine finisce di nuovo nel suo mezzo. Sabretooth torna a zero. Quindi adesso... Patriot, mannaggia, perché non mi ha dato Patriot? Non ha dato Patriot. Non ha dato il cazzo di Patriot. Mm-hmm. Allora, qui abbiamo una scelta. Dobbiamo decidere fra il doppio Iron Man e la doppia Mystique. Scusami, fra il doppio Iron Man doppiato con Mystique o il doppio Blue Marvel. Allora, noi qua sotto abbiamo un 2. Qua abbiamo un 2. Non è una situazione carina a questo punto. No, soprattutto perché stiamo evitando come la peste la forgia. Quindi... E se calassimo un Blue Marvel nella forgia? Quindi gli andiamo sopra di un punto e baffiamo un po' tutto quanto. Proviamo. Ma è già uno... Scusa. Ok, lui si distrugge tutto. Wolverine che va nella dimensione oscura. Noi facciamo così. Ci becchiamo la sentinella e Patriot! Oh, è arrivato. Maledetto. Allora, facciamo Patriot Mystic Wasp, cosa dici? Sì. Lo facciamo coperto sulla dimensione. Patriot, Mystic, Wasp centro. Proviamo. Non sto neanche a snappare perché non sono molto confident. No, perché comunque lui potrebbe avere di tutto in mano a questo punto. Secondo me mette Death sulla forgia. Vabbè. Proviamo. Via. Il mio sogno è che lui giochi, non lo gioca. Speravo giocasse null, invece non l'ha giocato, peccato. Se giocava nulla avevamo vinto 100%, così... Death, eccola lì. Venom, mi sa che ci ha fregati. Sì, ci ha fregati un po'. Ha dato troppe carte, veramente. Non è arrivato nulla, quindi non abbiamo copiato nulla. Andiamo a pomparci un pochettino due volte, però lui fa veramente troppi punti sulla dimensione oscura e quindi... E niente. La perdiamo. Vabbè. Comunque sì, abbiamo cambiato mazzo perché abbiamo recuperato bei cubi con Galactus, però insomma era da un'ora che lo giocavamo, abbiamo voluto provare questa versione un po' frizzantina del Patriot. Riproviamo. I campi non sono stati dalla nostra, per niente. Quindi diciamo anche che comunque sì, ho iniziato la partita pensando ad una strategia, poi il mazzo dell'avversario si è rivelato un'altra cosa, quindi... Ci hanno regalato un Ironheart e il nostro caro amico Akurat Kaperter ha deciso di snappare. No. Quindi ci sto. Andiamo avanti. Allora, abbiamo già in mano Patriot, Wave, Super Skrull, l'Ironheart regalata dal Lab e la Baronia di sinistro. Abbiamo anche Onslaught e Ultron. Abbiamo già tutte le carte combabili. Allora, io farei così. Allora, nella mia testa la giocata è Wave, Onslaught, Patriot su Onslaught e poi Ultron. Ok, quindi skippiamo per ora. New Cage. Ah, io sento puzza di Azmat fin qui. Sì, assolutamente. Allora sì. Dobbiamo lasciare la prio all'opponent. Quindi noi facciamo Wave su... Ah, vabbè, sì, Stark Tower, sì. Ci prendiamo quel +2 che va molto bene.
Oh! Ok, non è Asmat. Va bene. No, va ma bene. Sta partita adesso durerà un'infinità. Perché adesso. Edemazu Oscar! Mjolnir! Su tutto il tempo così per 4 ore. Grazie, 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 amico mio. Ti vogliamo tanto bene. Però lui adesso si è riempito la mano di martelli. Il mazzo? Sì, scusa, il mazzo di martelli. Sì, non è una mossa proprio accurata, però che ci vuoi fare? Allora, a questo punto io farei Onslaught Stark Tower. Sì. Vediamo il nostro amico cosa ci combina. Se noi dovessimo mettere... Non la sfruttiamo la baronia, non ci mettiamo... Eccolo là. No. Sì, 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 questo puzza di Azmat, tantissimo. Ok, lui ancora la... Mettiamo Patriot, sì, 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 aspetta un secondo. Allora, un'altra cosa che noi potremmo fare è rubargli Super Skrull con Super Skrull il Wong e fare 75 volte Iron Heart. Il problema è che cosa potenziamo? Se non abbiamo abbastanza energia per giocare altro oltre ad Iron Heart che non sia per esempio la donna invisibile, non mi pare solida come giocata. Giocare per esempio sì, meglio fare Patriot. Ma scusa un attimo, se noi dovessimo mettere Patriot in mezzo e poi fare il turno dopo questo, piaceva l'idea di super buffare Patriot e poi chiudere di Ultron. Dai. Sì, dai, facciamo così. Ironheart, eccola lì. Ce l'ha anche lui. Sunspot, Patriot. All system go. Prop. Ok. Adesso lui farà i martelli che si attivano 75 volte, però. Certo. Ovviamente. Allora, noi facciamo... A questo punto... Ci abbiamo Wasp. Sì. Se noi facciamo questo... Ma non ci possiamo giocare più altro sopra, capito? Se noi facciamo Ultron adesso, là, sul 17, se tu fai un Ultron, ok? Sì. I cosi di Ultron quanto diventano? In mezzo purtroppo con il Thor che ognuno prende 12 non lo vai più a vincere, devi vincere sul lab. Esatto, devi vincere sul lab, quindi devi sperare che siano almeno un 8 a testa i droni di Ultron. 2 4 sono 4, 8, 12, 16 dice a sinistra 20 dice Hollywood sinistra 20 pochino facciamo, non lo so, è una brutta scelta. Sta finendo il turno. Sì, dai, facciamo Ultron, dai, chiudiamola così, vediamo come viene fuori. Però che cavolo, ti metto Wasp in mezzo. No, è lo stesso, tanto comunque Wasp e i droni sono ugualmente forti. Vediamo che succede. Ugualmente scarsi. Black Panther. Io mi aspettavo 15 martelli. Eccoli qua. 6, 12, 18, 24, niente, Black Panther ci ha rovinato. Ma perché Black Panther? Non lo so, era un mazzo strano questo, sembra quasi un mazzo da pool 2, che c'è Wong, c'è Luke non Cage. È che per caso voleva mettere tipo, voleva fare la solita porcata Black Panther, no. Armenzola, no. Comunque ma di un pelo, di un cazzo, punto abbiamo perso di un cazzo di punto. Di un cazzo di... No, 2. Dovevamo avere 27 qua come minimo. Porca miseria. Vabbè. Però abbiamo capito un po' di cose. Riproviamo. Sì. Riproviamo. Abbiamo visto quale dovrebbe essere la combo principale di questo mazzo. Esatto. Ricordiamoci che probabilmente senza baronia l'avremmo vinta 100% sta partita. Ah, sì, sì. Una volta che c'è baronia e uno ci mette sopra un Thor e poi ti gioca anche il Wong... Purtroppo. Allora, no!
questa è brutta, ma non importa, non importa. Ma pure snaffata. Via, 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 vuol dire che a nulla è detto, via, 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 via. Faccio ritirati più tardi, dai. Sì, sì, okay. Sì, non ha senso. Buongiorno, signor Caso, buongiorno, buongiorno, che ormai è buonasera, signor Caso. Domanda ignorante di Jerry, che fa Patriot? Patriot fa questo, effetto continuo, più 2 a forza alle carte senza abilità in tuo possesso, quindi funziona molto bene in questo caso con i droni di Ultron, perché i droni di Ultron non hanno nessuna peculiarità. Per intenderci, caro Jerry, le carte che vengono utilizzate adesso dall'alto rivoluzionario venivano utilizzate prima dai mazzi Patriot, perché appunto erano tutte carte che non avevano caratteristiche, quindi venivano sfruttate in quel modo lì. Allora, riproviamo. Sì. Io voglio sfruttare questo Super Skrull, ragazzi. Voglio fare la memata massima con Super Skrull. Se l'avessimo avuto in mano, io avrei... Boh, che bella anche la cittadella di Onslow. Se avessimo avuto in mano Super Skrull, potevamo tentare di rimanere, perché avremmo copiato il nulla avversario, però così... Ma che cazzo! Pazzesco. Allora, abbiamo Super Skrull, Onslaught, Wave, Iron Man, Blue Marvel, Wasp e Debris. E sì, rimango tutta la vita. Cittadella di Onslaught e Super Skrull in mano, io resto tutta la vita. Ok. Non gioco niente questo turno. Via. Facciamo una Debris il turno dopo, così se l'avversario... Ah, campo late che non ci dà niente. Perché non ci ha dato niente? Perché abbiamo la mano piena. Ah, Dio. Quindi anche lui non ha ricevuto niente. Allora, quindi abbiamo due scelte. O cacciamo una Debris, così tanto per disturbare e perdere tempo, o andiamo subito di Wave. Facciamo Wave e Onslaught su Cittadella di Onslaught. Mettiamo Wave da un'altra parte, però. Sì, sì. Mettiamola in mezzo. Sì. Via, dai. Via. Vediamo se gli abbiamo fatto un favore oppure no. Ho appena trovato Attuma. Mai vista come carta, dice Degrado. Attuma esplode. Mi pare che sia ancora pool 4 Attuma o è scesa pool 3, ragazzi. Se sapete la risposta, scrivetela in chat. E no, facciamo un slot. Ok. Attuma è quella carta che se poi... Cioè, viene giocata e se poi... Lo sapevo... Lo sapevo. Ha pure snappato allora, il nostro amico. Noi adesso facciamo Iron Man Wasp e aspettiamo. Se tra quelle carte che gli sono rimaste in mano c'è uno Spider-Man, gli stringiamo la mano e gli lasciamo i due cubetti. Death. Cioè, ma è possibile che quando decidiamo di cambiare mazzo ci ritroviamo contro il mazzo che noi avevamo prima? Il discorso è che io ogni volta che succedono queste cose dico la peggiore delle situazioni e quella cosa sia vera. Questa cosa mi fa molto paura, posso essere sincero. Mi fa abbastanza paura. Riproviamo, sperando che questa volta vada come deve andare. Tu hai pool 13 degrado, perfetto, sì. Ciao Lucio. Quindi la giocata giusta non era Wave, ma Debris, purtroppo. Vabbè. È andata così. Perfetto. Vabbè, ok. Ma oggi... C'è anche lui, sicuro. Oggi... Sono grandi partite, perfetto, ottima vittoria, grazie. Vediamo, riproviamo. Ci siamo vinti un cubo comunque, è gratis. Va bene, dai, su, non lamentiamoci. Nasty Billy Bob, molto bene. Bello Nasty Billy Bob. Allora. Ciao Wasp, vabbè, fa niente. Questo c'è un altro evoluzionario, era che brillava la cosa, vero? Non ti credo, dice lui. Non credermi. Cosa vuoi? Va bene, ok. Mi hanno scartato Wasp. Sì, ha un altro rivoluzionario. Attenzione. Quindi hai poco da rompere i coglioni. Hai uno dei mazzi più forti. Ti lamenti perché ti scartano la cosa. Hai altre 15 carte forti dentro. Facciamo.
Facciamo su Washington DC. Vediamo. Così la coppia prende un più 2, un più 3. E con l'effetto di Super Skrull noi gli ricopiamo l'effetto di Hulk. Quindi ogni volta che noi saltiamo dei turni, il nostro Super Skrull sarà pompato di 2 punti nel caso in cui l'avversario giocherà Hulk. Questo turno lo dobbiamo saltare. Patriot! Abbiamo Patriot. Bene, Patriot lo giochiamo tranquillamente, giocalo dove vuoi, anche Nidavellir va bene, con la scusa che non viene pompato, che non è una carta che ha un body così alto, lo facciamo diventare un 6. Lui Shocker. Lui gioca Shocker. Ci mettiamo Super Skrull oppure Mystica? Mettiamo Mystic subito, sì. La mettiamo da un'altra parte o la mettiamo sempre qua? Aspetta un attimo, però è già l'ultimo turno dopo. Eh sì. E allora bisogna pensare bene al da farsi. Io farei anche Iron Man su Nidavellir, potrebbe essere una buona idea. Diventa già un 12. Iron Man su Nidavellir e poi bisogna indovinare però l'ultima mossa cosa farà lui. Perché non abbiamo, tristemente abbiamo molte carte per costruire bene in questo momento in mano, ma non abbiamo carte per chiudere bene. Potremmo fare per esempio Mystic per copiare Iron Man e calare una debris che lancia un po' di sassetti e prenda questi più 2 un po' a caso. Si può provare a fare così. Quindi per ora mettiamo Iron Man. Il mezzo prende anche più 3. Sì dai, si può andare bene così. Il sassetto di debris in mezzo prende anche il più 3. Su Nidavellir prende il più 5 e il buff di Patriot. Ci posso stare. Wasp. Wasp che rompe il cane. Eccolo qua. Abominio, bene. Allora, come andiamo a prendere quel campo maledetto? Io voglio usarlo. Non so che tu lo vuoi usare, ma mi sa che... Allora, io farei Mistica... No, lo farei o su Washington o proprio su Nidavellir. Ah. Così Nidavellir è vinto e bisogna cercare di vincere. Si è ritirato. Ok, la giocata che avremmo fatto adesso, secondo me la migliore, era Mistica su Nidavellir in modo da fargli un 40. Okay. Lui non avrebbe giocato altro lì perché avrebbe provato a vincere gli altri campi. E una debris per giocare qualcosa su Sokovia e buttare la pietruzza nel mezzo che prendeva un più 3. Okay. Più un 2 da Patriot e diventava un 5, quindi era onesto. Ma, e buono. Così secondo me si poteva portare a casa. Oh, Lorden, grazie mille per il follow e benvenuto su Twitch. Ti sei spostato esattamente sulla piattaforma quella bella, quella fighissima, quella dove ci stanno i grandi eroi. Grandissimo. Comunque, sono quello che guardava TikTok. Infatti, ciao Lord. E comunque c'è Saiyan 1983 che dice: ciao Rob, ma hai già preso Tribunale Vivente? Se sì, hai provato deck con lui. Infatti, ne stavamo parlando a inizio live, caro Saiyan. E non l'ha ancora preso. No, non l'ho preso. Allora, io tristemente ho deciso. Vabbè, a parte che mi devo sposare, lo sapete, quindi ho bisogno di fare fondo cassa per il matrimonio. Ho deciso di spendere molto meno su Marvel Snap. Ok. E in questo momento io mi trovo con 2000 token perché ho pensato che più che Tribunale Vivente fossero interessanti Iron Lad, il Papero, Jeff e l'Alto Evoluzionario. Quindi io ho preso queste 4 carte nel mese precedente e sono rimasto in braghe di tela, come si dice. Ma in media tu, Rob, scusa la domanda, non dovrebbero essere cazzi miei, tranquillo. Ma tu in media quanto spendi su Marvel Snap? Ma guarda, ultimamente molto poco, prendo tutti i mesi il pass, quello okay. Sì. Vabbè, quello poi, sì, ok. E poi vado a spendere qualcosina quando ci sono i bundle più interessanti, però li sto veramente centellinando. Okay. Perché comunque sei uno che shoppa, cioè nel senso ti... Sì, io non sono mai stato free to play in nessun gioco in vita mia proprio. Ok. Anche perché tu dici ci giochi tanto
è alla fine come se stessi comprando il gioco, quindi sì, sti cazzi. Diciamo che comunque qualcosa mi ritorna con YouTube. Ah, io ok, con giusto, YouTube giusto. Guadagno cifre esorbitanti, però comunque no, qualcosa mi ritorna. Io so che investo quello più a volte qualcosina d'altro, insomma. Certo, certo. Allora, facciamo Mister Sinister sull'isola Muir, cosa dici? Degrado che ha scritto... Degrado che ha scritto o la moglie o il tribunale vivente. Niente, coincidono a volte. Allora, mettiamo Mister Sinister sull'isola, quindi, giusto? Sì. Ok. Sì, sì. Ah, una bellissima Black Video che metteremo nel mondo assassino immediatamente, che purtroppo però ci blocca le carte. Ci blocca una giocata, non importa, noi giochiamo quella e giochiamo un bel Patriot. Trono? Sai, quasi quasi l'isola Muir su Patriot. Sì, dai, facciamo così. La Sala del Trono la sfruttiamo per altro. Allora, o se no potremmo fare anche un'altra cosa. Riprendi i Patriot in mano, gioca il Black Widow's Bite sull'isola Muir. Pazzo furioso! Sì, sì, sì. E poi il Patriot lo giochiamo sulla Sala del Trono. Lì abbiamo un gratis, a fine partita saranno 3 punti quelli, per cui dai. Morph, che diventa il nostro Onslaught. Diventa sempre la carta più forte. Il nostro caro Onslaught. Però meglio così che Blue Marvel. Allora, e a questo punto io sì. Sì. Sì, sì. Ci sta, no? O anche sulla Sala del Trono, che dici? No, no, dai, va bene in mezzo, sì, sì. In mezzo, in mezzo, in mezzo, in mezzo. Così facciamo le sorpresine nel mezzo. Via. Se non sceglie la moglie poi rischia che lo portano in tribunale. Esatto, Saiyan. Nella vita bisogna fare delle scelte. Io non capisco perché Noob saluta nomi a caso. Ciao Marco, ciao... Prima cosa che hai detto. Ciao Lucio, così. Va bene Noob. C'hai voglia di salutare gente. Va bene. Ti si vuole bene lo stesso, eh? Non ti preoccupare. Allora. Lui cosa mette giù? Mistica, che si copia Onslaught. Fatalità, fatalità, ragazzi, ma guarda che coincidenza incredibile. Ok. Che coincidenza incredibile. Allora, è bello anche l'Iron Man sull'isola Muir, però, Molto bello. Molto bello, e poi facciamo Patriot, facciamo Onslaught Wasp su Patriot. Cosa dici? Andata. Lui non giocherà mai un Enchantress sull'isola Muir, perché c'ha troppa roba, quindi adesso io con la Enchantress con l'Iron Man qua mi sento al sicuro. Ha giocato Blue Marvel, che diventa un 35 e noi 30, no, 39-36. Mi ha detto quanto lo odio. E facciamo quindi lo odio ragazzo. Io farei sì Onslaught Wasp. Wasp sempre sotto qua o in mezzo? No, sempre sotto là, sì. A sto punto proviamo a vincere la Sala del Trono, perché con Onslaught su Patriot noi andiamo sopra, perché il Sinister Clone prende altri punti in teoria. Quanti ne prende? Due? No, due sono... No, vinciamo. Allora aspetta, ne ha presi... Diciamo così. E poi c'è anche l'isola Muir, è vero? È vero. Non vinciamo così perché facciamo 38, quindi non va bene. Ah, ma aspetta, l'Iron Man dopo è esponenziale. Ok, vinciamo. Sì, sì. Dovremmo vincere. Dovremmo vincere. Io me la rischio. Dovremmo. Io me la rischio, Rob. Questa la vinciamo. Ciao signora Maria. Ok, va bene, grazie. Ha snappato pure lui. Questa la perdiamo. Vediamola così. Potrebbe essere un intero, come si dice? Ma è un pazzo furioso questo. E vince! Rischio, signori, il rischio! Scusa, aspetta. Come faceva la sua White Tiger ad avere 7 di forza? Allora, vediamo.
La sua White Tiger c'è Blue Marvel, è giusto, stata Blue Marvel Mist. Sì. Ah, sì, sì, sì. È stata pompata okay. È stata pompata da Blue Marvel. Sì, sì, aveva fatto una combo della Madonna, lui grazie, ovviamente al maledetto coso Morph che ha, sì, non ti darà mai il pugno anche lui. Grazie al maledetto Morph che gli ha fatto copiare proprio Onslaught, è riuscito a fare la combo nonostante tutto, dai. Nonostante tutto. Mamma mia. GG, grazie Lorde. Comunque c'era il buon Lorde che diceva: io non shoppo mai nei giochi mobile tranne Brawl Stars, ma dettagli. Vabbè, però vedi, hai shoppato. Ma infatti io non sono contro, cioè c'è gente che dice: ah vabbè, free to play, ma però li chiamano free to play, poi spendi un sacco di soldi. Ragazzi, se un gioco ti piace e sai che ci passi davvero tanto tempo sopra, che sia un gioco comprato sia un gioco free to play dove poi tu ci investi dei soldi, cosa cazzo cambia? C'è gente che ha speso l'ira di Dio su giochi tipo Fortnite, trovi del genere. Infatti anche il noob che dice sempre: io ho speso 1000 euro su Fortnite. Vabbè, ma lui è un pazzo. Però ad ogni modo c'è gente che è una cosa che fa abitualmente. Pensiamo ai giocatori di League of Legends, che è comunque un gioco gratis e ci buttano i vaini ogni volta e si divertono con il gioco, ben venga, cioè, perché dovremmo rompergli le palle per questo? Almeno diciamo Snap è un bel gioco. Bravo De Grado. Ho sempre scioccato perché mi è sempre piaciuto essere competitivo, sbloccare esatto, le cose. Esatto. Poi c'è un caso raro che è di CD Opera Omnia, che è il gioco di Final Fantasy per cellulare, che è completamente free to play, dove lì però io, appunto, perché voglio che questo gioco non muoia, ogni tanto compro una skin. Perché così puoi comprare solo quello, compro una skin perché voglio che il gioco continui, vada avanti, e quindi mi sembra un po' di fare la mia parte, diciamo, una skin al mese, così, giusto per... Vabbè, ci sta, ci sta. Quella è completamente free to play, ed essendo una mosca bianca nel panorama dei giochi per cellulare, secondo me vale la pena supportarlo in qualche modo. Ma sai, modo. Come si dice, è di Square Enix, è di un brand molto grosso che è Final Fantasy, dubito che lo droppino, soprattutto adesso che esce nuovo Final Fantasy, che tutta l'attenzione è su Final Fantasy. Quindi. Però ridendo e scherzando, ha 5 anni già il gioco, quindi diciamo che ha un'età in cui dovrebbe essere in calo, in realtà è super aggiornato, fanno live streaming, danno premi, tantissimi premi. Quindi ci sta. Allora, abbiamo dei campi del cazzo. Sì. Donna invisibile. La sprechiamo? No. La vuoi mettere qua? Sì. Dai, proviamo. Sì, sì. Vediamo. Donna invisibile. Vip. Io ho speso un K su LOL. È vero, caso. Però, ti è divertito? È quello che conta. Cioè, ragazzi, alla fine è quello che conta. Allora, Mr. Sinister, Debris. Mr. Sinister o Debris? Su Kaylin? Sotto... Sì, facciamo Sinister, dai, sì, ci sta. Lo mettiamo sotto la donna invisibile, Kaylin adesso si chiude e vediamo che cosa succede. Wave, grazie! Grazie mille! Abbiamo un altro Galactus, dici? Patriot. Blue Marvel. Hai voglia. Allora, bisognerebbe fare Ultron su Kaylin, secondo me. Ma tanto rimane coperto. Sì. Ok. E sperare che lui non abbia Galactus, che palle, dai, un altro Galactus. No, è un altro Galactus. Ma eccola. No. Ah, ok, no, niente. Ma scusa, la copiata è pure. Oh, aspetta. È venuta fuori la fanta giocata, non ti preoccupare. È venuta fuori una fanta giocata incredibile. Saltiamo. Cavolo, però Sloat stava meglio sul campo di sinistra, mannaggia, ci tocca saltare il turno così. Vabbè. Però lui non può usare Galactus. Questo è certo. No, non può fare praticamente bello l'Iron Man e poi Onslaught su Iron Man e ci abbracciamo. No, non sì, possiamo, sì. È il turno finale. Ah, è questo il turno finale? Sì. Allora solo Iron Man. In mezzo. Per forza. Si è ritirato, a posto. Grazie amico, grazie mille, grazie per questo bellissimo cubetto. È stato...
per rispondere alla domanda se abbiamo Patriot in questo mazzo solo per Ultron, in realtà no, abbiamo spiegato all'inizio quando abbiamo fatto questo deck che è un deck che costruisce molto ma ha poche carte per chiudere, perché non ha carte che non hanno effetto come in un classico Patriot, ma ha carte che le creano, come anche Debris per esempio, come Mister Sinister e come appunto Ultron, che deve per forza di cose essere sempre salda turno, sempre essere l'ultima giocata. Perciò alla fine a volte è un po' tirato per i capelli perché non sembra un Patriot, però appunto questo fatto che non sembra un Patriot a volte ti dà anche un certo vantaggio strategico. Brutto quella ghiacciaia sull'Iron Man. Mamma però mia, bruttissima. Caliamo il Sinister da qualche parte. Anzi no, in omaggio al nostro amico Tony Stark. Oh, bellissima! Mamma mia, che bella sta variante, quanto te la invidio. Bellissima, 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 bellissima. Campi Elisi, belli. Campi Elisi sono ancora più belli, sì. Sono ancora più belli. Passiamo. Vuoi passare? Non vuoi neanche... Ah no, perché Debris effettivamente lo potrebbe aiutare, perché se ha Deadpool... Gli facciamo spaccare roba, no? Passiamo. Sarà bello fare un slot. Ciao, Wave. Okay. Sarà bello fare un slot al 5 e poi al 6 fare Mistica, Debris, Patriot magari. Allora, lui si potenzia il suo fantastico Deadpool. Noi abbiamo Patriot. Certo. E abbiamo passiamo anche Mistica. Passiamo? Sì, sì, sì. Sei sicuro? Sì, dobbiamo fare una cosa fatta bene. Dobbiamo dargli poca roba da distruggere. Ok. E dobbiamo tenere il meglio per la fine. Il nostro meglio in questo momento è un slot al 5. Ok. Mistica, Patriot, Debris. Al 6. Snappo? No. Non ancora. Non ancora. Vediamo cosa fa in questo tour. Ok, Wolverine, Deadpool, Venom. Quindi. Secondo me è un destroy potrebbe classico, avere un Venom Zola. Cavolo, potrebbe anche avere coso. Potrebbe anche avere nulla lui. Mi piacerebbe tanto pescare Super Scrap. Donna invisibile. Ma noi... La donna invisibile la giocherei, però bisogna giocare un slot in questo turno. Sì, vai. Qua. Là. Vediamo. Vediamo cosa succede. Vediamo se il nostro amico Mukito... Il nostro amico Mukito con 4 carte in mano e 4 nel mazzo. Vediamo. Knull, eccolo qua, è arrivato. Ma tu, intanto noi glielo potenzieremo perché... Perfetto. Perfetto. Ti prego, fammelo fare! Sì, Super Skrull. Aspetta, prendilo in mano di nuovo. Prendilo in mano un attimo. Sì. Allora, possiamo fare Super Skrull Mistica. Ok. Super Skrull. Per copiare il suo Patriot due volte. Il suo Knull. Hai capito cosa intendo? Sì, il suo Knull. Okay. Quindi Super Skrull Mistica e dopo facciamo due punti con Donna Invisibile. Io gliela metterei qua. Sì, e Donna Invisibile su Super Skrull. Qui. Sì, vediamo. Un'altra partita che sarà rischiata fino all'ultima mossa, ragazzi. Secondo me ci resta troppo di merda. Ci resta troppo Vado. Di merda perché... Si è ritirato! Sì! Se lui adesso faceva la giocata tipo Arnim Zola, ci pompava a manetta tutte e due i null, era una cosa assurda. Poi un null su Onslaught avremmo avuto, quindi addirittura raddoppiato. Tra l'altro si è ritirato dal momento che noi abbiamo snappato. Sì. Quindi la sua snappata era un bluff assurdo. No, ma probabilmente si sentiva sicuro perché si era piazzato bene. E poi quando ha visto che abbiamo snappato noi, tante volte uno non capisce cosa vai a fare e dice ok, mi chiamo fuori prima di perdere. 8 cubi sono tanti adesso. Tra l'altro, signor Caso, lei mi sta appena dicendo che con il nostro mazzo in realtà si dovrebbe snappare al turno 1. In realtà ne abbiamo perse parecchie, quindi
non lo so, non snapperei mai no, al turno 1. Caso ha ragione, è che dobbiamo ancora imparare ad usarlo bene, perché l'abbiamo montato e lo stiamo provando adesso così su e via per la prima volta. Allora, su Sakario spero cali on slot, sinceramente, e metterei Sinister da un'altra parte. Sì, esatto. Tutto tranne Mystique. Giustamente, prenderà Mystique. Guarda. Mystique sicura. Attenzione, guarda. Attenzione. Adesso che l'ho detto, dici... Oh, no, Wasp. Vabbè. Ok. Però lui ha la Wasp quella modificata. Oh! Ok. Ok, facciamo una donna invisibile, sì. Donna mezzo. Invisibile. Per forza, perché se la giochiamo su, sull'ambasciata del Wakanda ci resta solo una casella, quindi... Allora, sto Super Skrull deve mostrare la sua potenzialità, ragazzi. Perché ogni volta che cerchiamo di usarlo, la gente scappa prima che faccia il suo dovere. Abbiamo Wave. Giocalo, gioca al Super Skrull dietro Donna Invisibile. Ok. Ok. Abbiamo Wave, Onslaught e Mystic ancora da utilizzare. Shocker cos'è che fa? Shocker, il costo diminuisce di 1 per la carta più a sinistra della tua mano. Madonna, ma che roba astrusa. Astrusa. Allora... Blue Marvel. Blue Marvel. Allora, se peschiamo Ultron abbiamo qualche possibilità. Se non lo peschiamo siamo nella cacca. Il Blue Marvel io lo giocherei lì, sì, esattamente. Coperto, anche questo. Ce lo copriamo anche noi. Lui c'ha Ciclope, M'Baku. Perché M'Baku? Niente, Patriot Mistica? Troppo poco. Troppo poco, non... Ritira. Arrivederci, grazie. Ritirati più tardi. Sì, qua proprio non ha girato. Qua sarebbe bastato Ultron. Ultron qua è Ultron buona. Ultron Sanctorum e quindi dopo tutto stava a capire... Via. Se magari l'ulk avversario poteva essere sfruttato a nostro vantaggio con il Super Skrull. Però vabbè, dai. Riproviamo. Si va a tentativi. Comunque vedete che è un Patriot, ma non si gioca come un Patriot e ha molte... Ecco, l'Isola del Silenzio è una cosa che non volevo trovare. Ci piace, è il nostro campo preferito. L'Immortacci. Abbiamo solo carte effetto continuo e giustamente a noi ci viene fuori. Va bene, ci chiamiamo Mr. Sinister, cosa dici? Qua? Sì. Ok. Facciamo un po' di densità intanto. Proviamo. Via. Ok. Cos'ha questo che salta tutti i turni? Un altro Galactus? Ale! Pure le rocce! Ma ragazzi, ma che sfiga ci abbiamo! Ah. Allora, questo sarebbe il momento di fare Wave. Il problema è che non vorrei che facendo Wave lo aiutiamo a calare Galactus, però non abbiamo alternativa, secondo me. Facciamo Wave e poi... per andare in Blue Marvel subito, a meno che non peschiamo un Onslaught, che a quel punto allora si fa Wave Onslaught. Vediamo. Zabu. Ok, Zabu, quindi lui ha un Dark Oak e ha trovato le rocce, sto maledetto. E facciamo... Beh, Super Skrull ci avvantaggia se lui ha Dark Oak. Puoi decidere tu qui se fare Iron Man o Blue Marvel. Iron Man puntiamo a questo campo, a un campo solo. Blue Marvel dovrebbe aiutare tutti a prescindere, anche le carte che mettiamo dopo, giusto? Sì. Forse potrebbe essere meglio lui, anche se mi attira tantissimo fare Iron Man. Si può anche fare dopo in caso. Facciamo così, dai. O lo mettiamo in mezzo. Metterei Blue Marvel o Iron Man in mezzo, sì. Diciamo così. Iron Man. I am Iron Man. Ok. Sera. Che cazzo di mazzo c'ha? Perfetto, metti subito Super Skrull, che così prendiamo un po' di effetti continui. Perfetto. Magari Super Skrull io l'avrei giocato su Zabu. Sì.
Ok. E Wasp, giocala un po' dove vuoi. Assieme ai nostri amici sinistri. C'è anche la roccia. Facciamo roccia e Wasp in mezzo. In mezzo? Sì, roccia sull'isola del silenzio e Wasp in mezzo, perché la roccia non la puoi giocare in mezzo. Roccia sull'isola del silenzio. Ok. Okay. Via. Ok. Buono. Un po' di sconto sulle carte. Lui ha messo la roccia nell'isola del silenzio. Cazzarola. È che palle però che non abbiamo pescato Patriot neanche stavolta. Allora, fare Ultron sull'isola del silenzio può avere senso? Però poi mette un drone di qua, giusto? Mette un drone sull'isola e tre droni, ma non sono pompati i droni, quindi forse ha più senso fare Ultron, che è 8, sull'isola del silenzio. Perfetto. E giocare una donna invisibile da 3 su... Ah no, perché costa 1, cazzo. Costa 1. Vabbè, facciamolo comunque. Se no l'alternativa è fare lui, giusto? L'alternativa è Blue Marvel e Donna Invisibile o sull'Isola del Silenzio o su Subterranea, insomma, vedi tu. E che secondo me... A me piace di più Ultron, Donna Invisibile, sono sincero, perché comunque è un bel 8 secco, Donna Invisibile dà un 3 dove... Sì, boh, vediamo. Proviamo. Peccato non averla pompata tutta sta roba, porca miseria. Bella madonna. Quanta roba. Ma come l'abbiamo vinta, scusa? Sono rimasto in apnea. Sono rimasto in apnea. Ci sono rimasto malissimo. Ma come l'abbiamo vinta sta partita? Ci aspettavamo entrambi una cosa diversa. Sì. Vabbè, ce l'abbiamo fatta comunque. Ce l'abbiamo fatta comunque. Allora, ci rimangono pochi minuti, a dire il vero. Cosa vogliamo fare? Vogliamo fare un altro giro con un altro mazzo strano? Oppure continuiamo, riproponiamo quello di prima? Ma io non cambierei mazzo a sto punto, se no andiamo a perdere un 5-10 minuti buoni. Allora lasciamo ancora questo qua frizzantino? Sì, o questo o quello di prima, insomma, vedi, scegli tu. Dai, torniamo a devastare i campi, via. Distruzione. Vediamo cosa riusciamo a combinare. Distruzione totale. Sì. Allora, abbiamo qua uomo assorbente, elettro, death e null. Con la vasca di clonazione, dottore. Non è male come mano. Come mai sono diventato... sorridente. Sono frizzato? Sì, sei frizzato. Aspetta, cerco di capire il perché. Sì, sei frizzato dappertutto. Sei frizzato anche su OBS Ninja. Allora, questo qua lo passiamo, perché tanto non possiamo giocare niente. E vediamo. Regno quantico! Bene. Regno quantico buono con null. Ma... non possiamo ancora giocare nulla perché abbiamo solo Spider-Man, no? Mi sa che devi aggiornare la... devi tornare su OBS Ninja, prova. Così mi si aggiorna la cam. Perfetto. Wraith World. Alla grandissima, direi. Proprio... Fantastico. Il campo che volevamo. Allora, questa... No, vabbè, senti, giochiamo Electro intanto e poi vediamo. Lo cloniamo. Electro, bah, dove vuoi, anche Regno Quantico ormai. È che non peschiamo Galactus perché lo pesca lui, cavolo. Sì, ritira. A posto, perfetto. Perfetto. Tutto. E vabbè.
Comunque anche la regola che quando cambi mazzo esce Weird World è sempre valida, eh? Sì, sì, sempre, sempre, sempre. Tra l'altro lui si chiamava Too Fab For You. Va bene, ok. In realtà Rob è scappato in una galassia lontana lontana. Quest'ora è una voce registrata. Ok, giustamente. Comunque si è frizzato in una bella posizione almeno. È vero, sì, è sorridente. Vero, ragazzi? È sempre contento così adesso, Rob. Riproviamo. È tornato, attenzione, potrebbe essere... No, per un secondo. È tornato per un secondo che comunque è sorridente di nuovo. Cioè, guardate come... È bello, è bello. Sono dei freeze... Ci mancherà, no, no, come? No, degrado, non è vero, non è vero. Lo ricorderemo così, va bene, ok. Eccola qua, la foto sulla mia epigrafe. Salutava sempre, no! Era bravo a giocare a Marvel Snap. Soprattutto salutava sempre. Allora, abbiamo un laboratorio. È uno Yondu da poter giocare. Mettiamo Yondu subito nel laboratorio, dai, via. Che così. Via. CJ si chiama questo. Ecco, io quel Sunspot l'avrei giocato proprio nel laboratorio. Ma lui, a quanto pare, non aveva voglia. Abbiamo un Machine World. Che passiamo. Via. Armor. Ma è Armor, un ok, è uno Shuri Zero. È un fantasista. Il Raft! Vai subito, Wave, e poi Galactus Mid. Con quello sguardo Rob ci sta anche giudicando. Un pochino sì. Ok, allora. Adam Warlock. What? Ok, perfetto. Io direi che... Galactus. In mezzo e via. Sì, sì. Snappiamo. Tutto. Ma sì, snap. Tanto è anche la prio. Infatti, dai, godiamocela così. Grazie Bobo97 per il follow su TikTok, grazie mille, caro. Via Galactus, facci vedere come si distruggono i pianeti a casa nostra. Ok. Ora al 5 facciamo ovviamente Spider-Man. Io non lo gioco nella mia versione, quindi di solito faccio Octopus a questo punto. Allora, lui ha controsnappato, occhio. Hai Spider-Man, hai anche Shang-Chi in mano, di cosa abbiamo paura? Spider-Man? Lui ci ha dato in mano una Shuri, ricordiamocelo. Sì, lui o ci butta un meno 16. Eccolo. No, ok, abbiamo vinto. Perfetto. Tra l'altro ci regala, cioè è poco furbo. Ci ha regalato 4 cubi, sì. Perché ci regali il 24? No, spaccalo! È più bello se lo spacchi. Ah, ok, va bene. Tanto vinciamo, sì, ha voglia, sì. Si gioca anche Death. Vai. E ci lascia giocare! Va bene, grazie CJ, grazie, va bene, per, grazie questi per questi 8 cubi! Va bene. Grazie per farci chiudere una live in bellezza ogni tanto, ogni volta diamo spettacolo nella prima parte e poi chiudiamo con le sconfitte che mi fa sempre tornare a casa con un po' di amaro in bocca. E invece questa volta, cavolo, 8 cubetti con Galactus così, io mi fermerei qui. Va bene, cioè, non va so bene. Se vuoi farne un'altra, mai, cioè. Ma io direi che qua, abbiamo, siamo arrivati a questo 54, incredibile. Quindi direi che intanto siamo arrivati all'ora X, possiamo anche chiudere. Chiudiamo in bellezza. Non esageriamo, non siamo così avidi, dai. Oppure sì, oppure ne facciamo un'altra. L'altra volta abbiamo detto proviamo a fare l'ultima e l'abbiamo persa male, quindi... Senti, dai, facciamola lo stesso, vai. Carichissimi a pallettoni. Un'altra frizzata, sì, è bello che si frizza sempre con questa faccia sorridentissima, Uriel, è incredibile. L'Orden che dice, io esco dalla live perché a me non piace la Marvel, io sto in live soltanto perché volevo stare qua ora che ho Twitch, quindi ciao raga. Va bene, Lord, non ti giudicheremo, non ti giudicheremo per questa tua scelta. Ciao. Alla prossima. Allora, se vuoi la rivincita con Rob, diccelo che almeno così vinci. No, facciamo le cose come si deve. Ok, allora, quindi, Yondu abbiamo da giocare. Anche se questi Squirrel... Sì.
Yondu a caso a sto punto, lo butto in un posto a caso. Vediamo, dai. Abbiamo in mano Null, abbiamo in mano Galactus. Lui è un bellissimo Nightcrawler. Non vedevo Nightcrawler da... boh, ok. Dalla pool 1. Sacra linea temporale. Non ci interessa. Facciamo che saltiamo? No, io lo calerei sempre Wolverine. Sì? Sì, sì, sì. Mettiamo con Yondu? Sì, sì, dai, proviamo. Aspetta, abbiamo un piccolo problema, Rob. Non possiamo usare Galactus. Non possiamo fare Galactus. Ma la possiamo anche lasciare, per me, questa. Secondo me non abbiamo le contromosse. Esatto. A meno che non abbiamo un Killmonger lui... Infatti una differenza tra il Galactus questo e il Galactus che gioco... Ma che cosa vuole? Chi? Ci ha fatto il Deadpool che si tira le frecce. Cioè, ho perso uno perché ho ritenuto vantaggioso perderne uno anziché due. Perché mi devi mandare le motte? Ma vabbè. Sì, ma è gente. Comunque, triste. Un'altra differenza tra questo Galactus e quello che uso io è che nella mia versione c'è anche Destroyer, appunto per cercare di liberarsi quando succedono queste cose qua. È che se vuoi giocare Destroyer devi cambiare diverse carte da quelle che vedi adesso. Allora, Yondu. Yondu. Non su Negroscia. Qua. Tanto mi sono reso conto di essermi frizzato in un'altra espressione. Sì. Ma ritorna in OBS, Rob. Io sono in OBS. Ma esci e rientra. Ok. Che magari si sfrizza. Allora. Non possiamo giocare nessuno, quindi saltiamo. Abbiamo Bifrost pure. Lui ha messo Wolverine. Occhio. Lui ha messo Wolverine. Metti Electro. Oh, Electro o Wave? Electro. Lo mettiamo assieme a Yondu. Che sì. Dici? Sì, sì. Hai fatto con la cam? No. Sono molto lento. Allora, a noi c'è spuntato fuori un doctor... No. Proprio il Goblin. E lui è uscito Destroyer. Ha snappato il ragazzo. Va bene. Facciamo uno Spider-Man su Necrosh. No. Cazzo, se non peschiamo Galactus è dura qua. E facciamo una wave da qualche parte. Facciamo wave in mezzo? No. Sì, per forza, perché tanto poi il Bifrost ce la sposta. Non cambierebbe niente. Sì. Mettiamola già in mezzo. Vediamo. Dove ha messo Deadpool? Il suo Wolverine si sposta su Destroyer. A noi è rimasto Shang-Chi, che non possiamo usare. Anzi, a meno che lui non metta qualcosa sopra Bifrost o Necrosha, non lo sappiamo. Poi abbiamo Null, abbiamo Spider-Man e abbiamo Wolverine. Io farei Spider-Man centro e poi vediamo cosa succede. Tanto comunque due cubi sono, ok, Null anche lui. Però il nostro Null è 5. Il suo è 3. Sì, perché c'è almeno 2 del campo. Siamo... Riuscirà a fare 3, 6, altri 3 punti su Necrosha? Per me sì. Non è che abbiamo molte alternative. Rischi 4 cubi per niente, secondo me. Io farei ritirati più tardi. Arrivederci. Perfetto.
Roba, ti abbiamo perso però, non ti vediamo più. Arrivo. Ok, questa è andata malissimo. Riusciamo a farne una normale di partita? Eh? Forza! Io ci sono, sono in OBS. Ok, non... ti vedo, non ti preoccupare, adesso ci penso io. Allora, vediamo, Vediamo se adesso il nostro Rob torna. Eccolo qua. E questa volta non è frizzato, sta facendo finta. Ok, perfetto. Allora, abbiamo Yondu di nuovo. Su Vormir, abbiamo Vormir. Oh, wow. Lo sfruttiamo? Ci buttiamo Yondu? Con Electro però, dai. Facciamo Yondu da un'altra parte, poi Electro lo eliminiamo. Quicksilver. Ah, perfetto. Vediamo se riusciamo a sconfiggere. Di Agatha. No, Giganto. Madonna, Giganto. Ma che cazzo la vedeva da... vabbè. Abbiamo già un più 16 al nostro null. Oscorp Tower molto bene anche quella. Perché gli passiamo l'Electro. Non lo andiamo a distruggere, ma glielo diamo proprio all'opponent. Perfetto, dobbiamo skippare. Sì. Il nostro amico Potolok ha sicuramente un Agatha. Silver arriva sempre domino. Ha sicuramente un'Agatha. Io quasi quasi snapperei addirittura. Facciamo così. Mettiamo l'altro in mezzo e snap. Ci sta. Ragazzi, questa è la partita. Abbiamo solo un problema, che è la dimensione dei sogni, che con Galactus è una bella rottura di palle. Però non è che non abbiamo le alternative. Noi, anche facendo uno Spider-Man al 5 e giocando noi da un'altra parte al 6, abbiamo vinto in teoria. Noi stiamo dando questo 5 a lui. Anzi, ti dirò di più. Spider-Man al 4, Absorbing Man al 5 e nulla al 6. Allora, quindi facciamo Spider-Man, dove glielo mettiamo? Direi sulla dimensione, sì. Spider-Man sulla dimensione dei sogni. Sì, Absorbing sempre sulla dimensione. E poi, no vabbè, dai, andiamo sul classico. Quindi Spider-Man dimensione dei sogni. Sì. Okay. Vai. Vado. Proviamola così. Dracula, perfetto. Ok. Se l'avesse messo sulla dimensione eravamo fregati. Vai di Absorbing Man sempre su Spider-Man. Ah, sì, perfetto. Quindi così ci blocchiamo quel campo lì, perfetto. Esatto, e caliamo un 16 e mezzo sperando che, insomma... Lockjaw? Va bene. Lockjaw. Vai, 16 e mezzo. E chiudiamo così. Chiudiamo così sperando che non tiri fuori una cosa più alta di 10 dal centro. Cavolo, sarebbe veramente il colmo. Dottor Doom, quindi in teoria siamo sopra e restiamo anche sopra. Molto bene. Infinauta, sempre l'infinauta scalpano. Cazzarola, se non è così. Sempre, aveva 10 carte in mano. Quante carte aveva in mano? Ne aveva 2 nel mazzo e 3 in mano. Incredibile. Poi ce l'ho io scarto le rocce. Sì, a me prende sempre le carte sbagliate quando ce l'ho io. È vero. Ragazzi, abbiamo chiuso comunque con una partita ottima. Abbiamo fatto 54 da che eravamo 51. Io direi che è andata alla grande oggi. È andata la grandissima. Abbiamo mantenuto la tradizione della volta scorsa di fare due rank nella durata della live. Comunque, dai, due rank in due orette, giocando, memando, parlando, non è male. Non è male, no. Quindi io, che dire, ragazzi, io ringrazio ancora il nostro caro Rob per essere venuto qua alla snapata del martedì. Io spero davvero, se gli astri si incontreranno di nuovo, di averlo anche martedì prossimo. Vedremo come andrà a finire. Io, che dire, ragazzi, vi ringrazio anche a voi, Rob. Vabbè, speriamo che quindi possiamo gioire anche martedì prossimo. Vedremo. Chissà che altre nuove carte riuscirò a sbloccare nel mentre. Sicuramente nessuna. Comunque, ragazzi, vi salutiamo. Ci vediamo a martedì prossimo con un'altra snappata.
e domani, dove giocheremo domani pomeriggio a System Shock Remake. Così, perché è arrivato, è uscita la recensione sul nostro sito e quindi lo giocheremo in live. Ragazzi, grazie ancora di tutto e alla prossima. Ciao a tutti, ragazzi. Ciao a tutti. Ciao, ciao.